Esercizio numero 5. Mattone appoggiato su un tavolo, collegato attraverso due corde e due carrucole a due pesi MA e MB. Conosciamo la massa di A, quella di B invece è variabile. Conosciamo anche il coefficiente d'attrito statico tra il mattone e il tavolo. La domanda è in quale intervallo di valori deve essere compresa la massa del blocchetto B affinché il sistema rimanga fermo. Svolgiamo questo esercizio cambiando i valori in modo da renderli più semplici, però l'esercizio rimane identico, cambiano solo i valori. Prenderemo un mattone da 2 kg, un blocchetto A da mezzo chilo e un coefficiente d'attrito statico di 0,10. Vediamo qua il mattone da 2 kg e calcoliamo subito la sua forza peso, cioè la forza con cui la Terra lo attrae, la forza di gravità con cui l'attrae verso il centro della Terra. Sono 19,6 N, infatti, e la forza peso si calcola m per g, 2 kg per 9,8 metri al secondo quadrato, l'accelerazione di gravità, accelerazione con una sola L, chilogrammi per metro al secondo quadrato, fa newton, 19,6 newton. Calcoliamo allo stesso modo anche il peso di questo blocchetto A, da mezzo chilo. Quindi FPA, forza peso di A su A, MA per G, 0,500 kg per 9,8, possiamo anche utilizzare per l'accelerazione di gravità l'unità di misura newton su chilogrammo, infatti metri al secondo quadrato e newton su chilogrammo si può dimostrare che sono la stessa unità di misura in pratica. E quindi il risultato, chilogrammo si semplifica, sarà 4,9 newton. Vediamo l'analisi di tutte le forze che agiscono sul mattone. Abbiamo detto la forza peso, ma il tavolo, per non farsi sfondare, reagisce con una forza uguale contraria alla forza normale. La forza normale è uguale alla forza peso in questo esempio. Infatti la forza normale è quella forza che schiaccia il blocco contro il tavolo. Quindi in questo caso la forza normale è uguale alla forza peso e il tavolo reagisce alla forza normale che cerca di sfondarlo facendo una forza uguale contraria sul mattone che si chiama forza vincolare. Queste X stanno a indicare che la forza vincolare ha sempre la stessa intensità della forza normale, quindi vale 19,6 newton. Se vogliamo esprimere la relazione vettoriale, dobbiamo dire che la forza vincolare vettore, quindi questa freccia qui, è uguale e opposta alla forza normale, cioè a quest'altro vettore. Il segno meno sta a indicare che il vettore che indica la forza vincolare ha il verso opposto al vettore che indica la forza normale. Sono due frecce opposte e uguali come valore numerico. Il valore numerico è 19,6 newton per entrambe queste forze. Questa relazione, ricordiamocela, come anche questa, perché la forza vincolare e la forza normale sono sempre due vettori uguali opposti e hanno sempre la stessa intensità, cioè gli stessi newton in pratica. Sul mattone agiscono anche altre due forze, sono le forze peso dei due blocchetti. Infatti, la funzione delle carrucole e delle corde è quello di trasferire, come si vede in questo disegno, la forza peso di A, trasferirla sul mattone. Quindi le corde e carrucole servono a modificare il punto d'applicazione. La forza peso di A è applicata nel centro del blocco A, ma attraverso le corde e le carrucole è come se fosse applicata nel centro del mattone. Lo stesso, la forza peso di B è come se fosse applicata, cioè viene trasferita al mattone. Vediamo che non solo è cambiato il punto d'applicazione, è stato spostato grazie alle corde e alle carrucole, ma anche la direzione delle forze sono state modificate, perché due forze peso che sono rivolte verso il basso adesso sono rivolte una a sinistra e una a destra, quindi è stata cambiata la loro direzione. Le carrucole hanno infatti questa funzione di cambiare sia il punto di applicazione delle forze, quindi di spostarle, e anche di cambiare la loro direzione. Quindi forze verticali in questo caso diventano due forze orizzontali.
In definitiva, finora abbiamo quattro forze sul mattone, che sono la forza peso, che è anche la forza normale, la forza vincolare, uguali opposte. Queste due forze si annullano tra di loro ed è come se non ci fossero. Poi ci sono le altre due forze orizzontali, che sono i due pesi dei due blocchi, quindi FPA, forza peso di A, forza peso di B, sono tutte forze applicate nel centro del mattone, perché il mattone noi lo consideriamo sempre come se fosse un punto materiale, cioè come se non fosse un oggetto esteso, quindi un parallelepipedo, ma come se fosse un punto con tutta la massa di 2 kg concentrata nel suo centro di massa. Le forze non sono finite qui, c'è una quinta forza sul mattone che è la forza d'attrito, la quale interviene soltanto se cerchiamo di spostare il mattone o a destra o a sinistra. Cominciamo con questo esempio. Immaginiamo di scegliere un blocchetto B più pesante di A, quindi una massa di B maggiore della massa di A, per esempio un blocchetto che pesa 5,9 newton, che è più di 4,9 newton. Allora uno potrebbe pensare che questo sistema si mette in movimento verso destra perché la forza FPB, forza peso di B, vince sulla forza peso di A. 5,9 newton tirano il mattone verso destra, 4,9 verso sinistra, quindi potrebbe sembrare che questo mattone si mette in movimento verso destra, però non è così. Sarebbe così se non ci fosse l'attrito, però c'è l'attrito, infatti c'è un coefficiente d'attrito statico, quindi l'attrito vedremo adesso che è in grado di mantenere fermo questo mattone anche se questa forza di destra, 5,9 newton, supera la forza a sinistra, 4,9 newton. Per dimostrarlo dobbiamo calcolare il valore della forza d'attrito, perciò utilizziamo la solita formula che ci dà il valore massimo della forza d'attrito, cioè la forza d'attrito statica può raggiungere questo valore massimo che si calcola 0,10, il coefficiente d'attrito statico, per la forza normale 19,6 newton, che in questo esempio è la forza peso. La forza normale è la forza peso. Non è sempre vero, è vero in questo esempio. Quindi l'attrito massimo può arrivare fino a 1,96 newton, che è circa 2,0 newton. Utilizzeremo questa approssimazione per semplicità. Quindi tutte le forze le approssimeremo a una sola cifra decimale, quindi una sola cifra dopo la virgola. Quindi 1,96 newton lo approssimiamo con 2,0 newton. Allora capiamo che se noi tiriamo con 5,9 newton a destra, perché abbiamo messo questo peso B, e quindi vince questa forza su quella di sinistra, come abbiamo detto prima, però l'attrito è in grado di mantenere fermo il mattone perché innanzitutto l'attrito, la forza d'attrito nasce verso sinistra perché l'attrito, come gli studenti, cerca sempre di ostacolare il movimento. Quindi, siccome il mattone, in assenza di attrito, slitterebbe a destra, invece in presenza d'attrito, l'attrito nasce a sinistra per ostacolare il movimento. L'attrito in pratica nasce dalla parte in cui va ad aiutare la forza più debole, quindi la forza peso di A, e ci va a mettere quella differenza che è di 1 newton, la differenza che serve a mantenere fermo questo mattone. Infatti l'attrito adesso mette quel newton, per cui 4,9 newton più 1 fa 5,9 e quindi le forze che tirano a sinistra, che sono 2, 4,9 newton più l'attrito da 1 newton, vanno ad equilibrare perfettamente i 5,9 newton che tirano a destra. Quindi c'è equilibrio perché le forze che tirano a sinistra complessivamente fanno 5,9 newton, come la forza che tira a destra. L'attrito è in grado di metterci 1 newton? Sì, perché può arrivare fino a 2 newton, quindi 1 newton lo mette e mette, come fanno gli studenti, sempre il minimo indispensabile. Quindi non mette 2 newton, anche se può arrivarci, in quanto in questo caso basta 1 newton solo. Vediamo quindi che, malgrado la massa di B sia maggiore della massa di A, il sistema rimane comunque fermo, perché ci pensa l'attrito a metterci quella forza che serve a bloccare tutto quanto. Fino a quando rimane fermo questo sistema? Rimane fermo finché
la massa di B, immaginiamo di aumentarla, non supera, prima era 5,9 newton, non supera 6,9 newton. Infatti, se noi scegliamo qui un blocco da 6,9 newton di peso, adesso questa 6,9 newton, questa forza, vince sull'altra che manteniamo sempre costante, vince di 2 newton. E l'attrito adesso è chiamato a dare il massimo, infatti io qua ho scritto forza attrito statico massimo, cioè l'attrito è costretto a dare il massimo, cioè 2 newton, 2 newton che vanno in soccorso della forza più debole e riesce l'attrito insieme a quest'altra forza a tenere fermo il mattone equilibrando questi 6,9 newton. Ma se io supero con il peso di B, se io supero questi 6,9 newton, l'attrito non può più tenere fermo il mattone, perché l'attrito, come abbiamo visto prima, non può superare i 2 newton. Quindi il sistema scivola verso destra. Quando noi mettiamo un mattone, un blocco B, di peso superiore ai 6,9 newton. Ecco che si comincia a capire il senso di questo schema, di questo grafico. Qui abbiamo i valori variabili del peso di B espressi in newton, e fino a 6,9 newton il sistema rimane fermo. Oltre questo valore, 6,9 newton, il sistema scivola verso destra. Ora vedremo che esiste non solo un valore del peso di B oltre il quale il sistema scivola a destra, ma esiste anche un valore, un altro valore, che sarà 2,9 newton, che se il peso di B è al di sotto di 2,9 newton, cioè se questo blocchetto pesa meno di 2,9 newton, il sistema scivola verso sinistra. Quindi il sistema rimane fermo, lo vedremo tra poco, se il peso di B è compreso fra un valore minimo 2,9 newton e un valore massimo 6,9 newton. Per tutti i valori intermedi tipo 3 newton, 4, 5, 6, da 2,9 a 6,9 valori del peso di B, di questo pesetto, il sistema rimane fermo in questo intervallo. Per tutti i valori superiori a 6,9 newton il sistema scivola a destra, per tutti i valori inferiori a 2,9 newton scivola a sinistra. Vediamo adesso come viene fuori questo 2,9 newton. Viene fuori perché adesso noi immaginiamo il caso contrario rispetto a prima. Prima avevamo preso il blocchetto B più pesante del blocchetto A perché volevamo che il sistema scivolasse a destra. Adesso invece vogliamo che il sistema scivoli a sinistra, quindi prendiamo il blocchetto B più piccolo del blocchetto A, per esempio un blocchetto dal peso di 3,9 newton, che è meno di 4,9. Allora uno potrebbe pensare che, essendo 3,9 newton minore di 4,9 newton, questo mattone scivolerà a sinistra, ma non è così. Sarebbe così se non ci fosse l'attrito. Siccome c'è l'attrito, ha sempre la funzione di non far muovere l'oggetto, gli oggetti. Quindi l'oggetto vorrebbe muoversi a sinistra, l'attrito nasce dalla parte opposta, verso destra, come sempre, come gli studenti, fa un'azione di ostacolo al movimento. Quindi l'attrito stavolta nasce a destra, che è anche logico, perché l'attrito, per tener fermo il blocco, va ad aiutare la forza più debole e va a metterci quel newton di differenza che manca a questa forza debole, forza peso B, per contrastare ed equilibrare l'altra forza, forza peso A. Quindi l'attrito riesce a metterci quel newton, perché può arrivare in realtà fino a 2 newton, però naturalmente, come gli studenti, fa sempre il minimo indispensabile, quindi ci mette un newton. Dunque, malgrado questo pesetto sia più leggero di quest'altro, eppure il sistema rimane fermo uguale, non scivola a sinistra grazie alla presenza dell'attrito, come abbiamo appena visto. Però se la differenza tra le due forze, anziché di un newton, fosse di 2 newton, quindi se io prendo un blocchetto non da 3,9 ma da 2,9 newton, allora l'attrito ce la fa ancora per miracolo a tener fermo il sistema, perché l'attrito a questo punto è costretto a dare il massimo.
trilo statico, massimo, prima non dava il massimo, infatti io qui non c'è scritto max, ora è costretto a dare il massimo, 2 newton, perché deve metterci quella differenza di 2 newton, andando naturalmente, qui ho sbagliato il disegno, questa forza sta, la forza attrito sta a destra, non a sinistra, comunque l'attrito va ad aiutare la forza più debole, quindi verso destra, e ci va a mettere quei 2 newton che servono per aiutare questa forza qui, in modo da che insieme queste due fanno 4,9 newton. Quindi ripeto che è sbagliato questo disegno, l'attrito sta rivolto verso destra. Se io poi abbasso il peso di B al di sotto di 2,9 newton, l'attrito non è più in grado di tenere fermo il mattone, perché sopra a 2 newton non può salire. L'abbiamo visto prima, è il valore massimo dell'attrito in questo esercizio. Quindi se io scendo con il peso di B sotto a 2,9 newton, non c'è verso di tenere fermo il sistema scivolerà verso sinistra dalla parte della forza maggiore, e quindi ecco che sotto a 2,9 newton il sistema scivola a sinistra. Quindi riassumendo, il sistema scivola a sinistra sotto a 2,9 newton, scivola a destra sopra a 6,9 newton, sta fermo grazie all'attrito in tutto questo intervallo di valori tra 2,9 e 6,9 newton. L'ultimo passaggio che dobbiamo fare per completare l'esercizio è quello di calcolare la massa di B. Infatti l'esercizio chiedeva in quale intervallo di valori deve essere compresa la massa di B. Noi adesso abbiamo invece calcolato l'intervallo di valori per il peso di B, cioè la forza peso. È molto semplice, basta passare dalla forza peso alla massa. Siccome la forza peso e la massa sono legate sempre dalla formula forza peso uguale m per g, qui abbiamo le forze peso, 2,9 newton e 6,9 newton, sono le forze peso di B, dobbiamo fare la formula inversa per trovare le masse, quindi la massa di B è la forza peso diviso g. Dunque prendo questi 2,9 newton, la forza peso di questo valore qui, diviso g, 9,8 newton su chilo, poi prendo 6,9 newton e divido per g. E quindi trovo la massa B minima, che fa 0,30 kg questo calcolo, e la massa B massima, che fa 0,70 kg. Quindi faccio un secondo grafico identico al primo, solo che nel primo c'era la forza peso del mattone B, qui invece c'è proprio la massa di B. Quindi è lo stesso grafico fatto, invece che con la forza peso, con il peso di B, è fatto con la massa di B, espressa in chili. Quindi il sistema rimane fermo quando la massa di B è compresa fra 0,30 e 0,70 kg. Il sistema scivola a sinistra quando B è più leggero di 0,30 kg e invece scivola a destra quando la sua massa è superiore a 0,70 kg. È scritto anche qui, sistema fermo, se fermo qua dentro, se la massa di B è compresa fra 0,30 e 0,70 kg. Abbiamo quindi risposto alla domanda: qual è l'intervallo della massa di B che, all'interno del quale il sistema sta fermo? Il sistema sta fermo se la massa di B è compresa fra 0,30 kg e 0,70 kg. I valori dell'esercizio che avevamo visto all'inizio sono diversi, però il procedimento è identico. Quindi adesso bisognerebbe, lascio agli studenti il compito di svolgere questo esercizio, che è identico a quello che abbiamo appena visto, con questi altri valori: il mattone di massa 840 grammi, MA 535 grammi e coefficiente d'attrito 0,45 attrito statico. Bisogna trovare l'intervallo di valori della massa MB, questa, intervallo di valori, affinché il mattone resti fermo.